questa è appunto la 18ª edizione del Festival del Cinema Europeo e noi siamo felici di dedicarti questa edizione che si chiama I Protagonisti del Cinema Italiano. E stasera appunto ti conferiremo un Olivo d'Oro alla carriera. E... chi ha 45 anni si fa pensare, questo. Ci ho pensato, io mi sentivo la parola carriera, come senti riconosci tutta la carriera, ho già detto, che vuol dire? Finita? No, ma non perché me la faccia venire dubbio, proprio personalmente, vabbè, no, scusate, non ho pensato proprio. Abbiamo messo in rassegna ben 10 film di 10 registi diversi. Io ero molto contento del fatto che fosse un Olivo questo premio, perché lo considero una delle massime espressioni dell'attaccamento alla propria terra, ma non intesa come radici, quindi assolutamente impermeabile al confronto con cose esterne, non quindi come tradizione chiusa e culturalmente sigillata, ma la ritengo una pianta e un albero comunque anche in relazione alle lotte di queste settimane, che possa assumere veramente un valore simbolico molto forte. E poi le lotte sul territorio sono l'unica frontiera in cui è possibile, secondo me, recuperare il senso di appartenenza, ma non chiudendosi, ripeto, agli altri, magari anche a chi ha più bisogno, ma allargando molto l'orizzonte. Questa era una parentesi che ci tenevo a fare perché è venuta veramente spontanea, solo perché non lo sapevo che era un Olivo e quindi mi riallaccio a questo. Io faccio questo mestiere, ho sempre lavorato, non ho 21 anni, questo mestiere l'ho sempre fatto da quando ho 20 anni. E quindi gli ho regalato e mi ha regalato un sacco di esperienze, un sacco di momenti. La bellezza di questo mestiere è proprio l'immersione costante certe volte, qualche intermittenza dentro, come dicevo ai ragazzi prima, il proprio bacino emotivo, no? Che è sempre pieno da scoprire, da svuotare, da riempire, insomma, pieno di cose. Nel momento in cui non ti sorprendi più un personaggio perché un film lo devi fare per forza o perché comunque non sei ebre, ecco lì per me finisce il principio attivo della questa medicina che è il cinema e che mi sto accorgendo che fare l'attore per come l'ho fatto io e partecipare a dei casting da attore è l'incubo maggiore che possa capitare a un essere umano. A me fare teatro mi aiuta tantissimo nei momenti di sconforto, ma non sconforto oddio, il lavoro non mi chiama più nessuno, sconforto ne parlavo prima, però nei confronti del mestiere, cioè non ti va più, ecco, invece il teatro è quella forma di è un live.